Proseguono regolarmente i lavori di perforazione incontrata a Buglia Sottana a Ragusa. Tra qualche mese ci si avvierà verso la prova di produzione. Oggi porte aperte alla stampa per fare capire come si lavora. Ha ucciso l'ex amante della moglie, arrestato un 44enne che ha sparato con un fucile regolarmente detenuto all'uomo sotto gli occhi della moglie e di sua sorella. I fatti si sono registrati a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. Giuseppe Castiglia e il suo Alla Catalla approda sul gruppo editoriale Radio Video Mediterraneo. Dal 30 maggio Castiglia sarà in onda su Radio Mediterraneo Video Mediterraneo Sicilia Sat. Il titolo regionale di Miss Mamma Italiana 2016, il concorso di bellezza simpatia, è stato conquistato dalle modicane Cristina Cecere e Maria Frasca. L'evento si è svolto domenica a Modica. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questa edizione. Porte aperte alla stampa, questa mattina l'Irminio 6, il cantiere di Contrada Buglia Sottana a Ragusa, dove c'è la torre di perforazione della Pergemine per la ricerca di idrocarburi. I lavori stanno proseguendo regolarmente e tra qualche mese ci si avverrà verso anche la prova di produzione. Intanto attorno al cantiere c'è anche un orto botanico. Facciamo il punto nel servizio. La torre di perforazione della Pergemine, alta circa 56 metri, sovrasta il cantiere Irminio 6, dove i lavori stanno proseguendo speditamente secondo la tabella di marcia prevista dalla società amministrata da Antonio Pica. Un lavoro congiunto e ben coordinato da uomini e mezzi ad alta tecnologia che controllano H24 l'andamento della perforazione, la divisione dei materiali che emergono, detriti, fango, acqua, nel rispetto dell'ambiente e soprattutto dei lavoratori. I rifiuti di scarto sono smaltiti dalla società Ecodep nelle discariche autorizzate. Ogni tipo di eventuale allarme è segnalato da dispositivi di sicurezza ed ascensori installati in più zone del cantiere. Abbiamo una società che si occupa solamente di sicurezza e abbiamo tutta una serie di sensori sparsi per il perimetro del cantiere, sulla torre di perforazione. Alcuni sono addirittura doppi, gestite da due società diverse, quindi per evitare che ci possano essere magari degli errori. E quindi questa per la sicurezza per le persone. Sicurezza per l'ambiente, come abbiamo detto, noi abbiamo in atto un piano di monitoraggio ambientale. La visita guidata da Antonio Picca e da Pippo Micelli, responsabile della Pergemine, è proseguita al primo deck della torre di perforazione denominata Derrick. Dalle immagini si nota il sistema di perforazione a rotazione. Attraverso uno scalpello rotante si esercita un'azione di scavo sulla roccia. La profondità prevista per il raggiungimento del giacimento è di circa 2600 metri. Le pareti vengono rivestite con tubi metallici di diametro decrescente cementati tra loro, impossibile la fuoriuscita di materiali o fluidi. Per ragioni di sicurezza, prima di tutto nei primi 200 metri dovevamo isolare le falde acquifere e l'abbiamo fatto con una colonna di rivestimento d'acciaio e una cementato, quindi un anello di cemento. Poi noi dobbiamo rivestire il pozzo per questioni di sicurezza nostre, perché non vogliamo che il pozzo collassi o comunque che frani, eccetera. Lo rivestiamo, mettiamo delle colonne d'acciaio. Una prova di produzione consentirà di valutare se si è in presenza di un ritrovamento di idrocarburi. Inizierà la vera e propria fase di sviluppo e produzione del pozzo attraverso le ordinarie tecniche di estrazione. Attorno al cantiere è stato allestito, come previsto dal protocollo, un orto botanico con varie piante tipiche del nostro territorio. Questa era una prescrizione dall'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale. E abbiamo piantato tutto lungo il perimetro delle essenze tipiche della zona. Abbiamo anche dei capperi, del rosmarino, dell'alloro. Recentemente Irminio SRL ha depositato al Ministro dell'Ambiente e del Territorio del Mare la richiesta di valutazione ambientale per poter eseguire una linea di acquisizione sismica nel quadro permesso di ricerca SCICLI. La sismica consiste in un'analisi non invasiva necessaria a determinare la struttura geologica del sottosuolo. Voltiamo pagina, è stato scongiurato lo sfratto questa mattina di un'abitazione di Donna Lucata stimata per 80.000 euro
È comprata all'asta per 29.000 euro l'abitazione di proprietà di una signora di 82 anni che non gode di ottima salute. Questa mattina infatti ha accusato un malore. L'ufficiale giudiziario ha chiamato il medico che non si è preso la responsabilità, considerate le condizioni di salute, di sfrattare la donna. Alla luce di questo, per il momento dunque tutto è stato scongiurato. Il prossimo 3 giugno si terrà una nuova udienza in cui il giudice deciderà gli ulteriori provvedimenti. La casa era intestata alla signora che a sua volta aveva ceduto delle quote ai 3 figli, proprio a causa di una di queste quote che le è stata pignorata l'intera abitazione. Parliamo dell'omicidio passionale di ieri sera a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. Un 44enne ha ucciso l'ex amante della moglie, sparandogli con un fucile regolarmente detenuto. Ad assistere al delitto la moglie e la sorella dell'omicida che hanno subito allertato le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. È stata la gelosia d'armare ieri sera Sebastiano Leonardi, 44enne di Fleri, vicino Zafferana Etnea, il quale ha ucciso con due colpi di fucile Alfio Cristaldi, 43 anni, ex amante della moglie. L'assassino è stato arrestato in nottata dai carabinieri di Giare su disposizione della sostituto Alessandra Tasciotti. È stato semplice risalire all'autore dell'omicidio. Oltre ai rilievi fondamentali si sono rivelate le testimonianze di due testimoni, la moglie e la sorella del Leonardi, presenti al momento del delitto. Cristaldi aveva avuto una relazione con la moglie Leonardi, dalla quale aveva avuto un figlio. La donna era poi tornata a casa portando con sé il bambino, che però poteva essere visto regolarmente dal padre naturale. Il piccolo però era diventato tema di litigi tra i due genitori e ieri sera, purtroppo, dopo l'ennesima lite, il tragico epilogo. Cristaldi voleva vederlo, pare nonostante non fosse il turno stabilito dal tribunale. L'ex amante e la cognata della donna hanno cercato di calmarlo nel cortile di casa. Nonostante questo però Leonardi, infastidito dall'ex amante della moglie, ha imbracciato un fucile da caccia legalmente detenuto e ha esploso due colpi uccidendolo. Un tunisino di 36 anni con precedenti penali è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Vittoria mentre cedeva una dose di hashish a un sedicenne del posto. È stato il padre del ragazzo a denunciare i fatti alla polizia dopo che aveva capito che il figlio fumava Spinelli. Aveva il sospetto che il figlio facesse uso di Spinelli e così ha deciso di denunciare i fatti alla polizia del commissariato di Vittoria, che ha arrestato lo spacciatore in flagranza di reato. L'uomo ha raccontato tutti i dettagli alla polizia, che è arrivata subito in piazza Senia, dove in abiti borghesi è rimasta ad osservare. Dopo un po' gli agenti hanno notato il ragazzino, un sedicenne che aspettava qualcuno, e dopo qualche istante è avvenuto lo scambio, un piccolo involucro dietro il pagamento di contanti. Immediato l'intervento non solo della polizia ma anche del padre, che ha subito afferrato il polso del figlio con in mano ancora l'involucro contenente 1 grammo di hashish, mentre lo spacciatore è stato perquisito dagli agenti e trovato in possesso di 2 banconote da 5 euro che gli erano state cedute poco prima dal sedicenne. Lo spacciatore è un tunisino, Walid Saï, di 36 anni, senza fissa dimora, privo di documenti e di permesso di soggiorno. Tramite la polizia scientifica si è risaliti a lui, sul quale già pendevano precedenti penali con numerose denunce a Padova, Napoli e Gela per reati contro la persona e il patrimonio. La procura di Ragusa ne ha disposto l'arresto e il trasferimento nel carcere ragusano, mentre la droga è stata trasmessa al laboratorio di igiene pubblica dell'ASP di Ragusa per le analisi chimico-quantitative. Anche i carabinieri di Ragusa Ibla hanno eseguito un arresto per spaccio. A finire in manette un 17enne, il cannantidroga, nella sua abitazione ha trovato un sacchetto con 33 grammi di marijuana. Il pubblico ministero, d'intesa con il Tribunale dei Minori di Catania, ne ha disposto l'arresto e il trasferimento al centro per minori della città Etnea. Incidente alle prime luci dell'alba a Librino, un autista dell'autobus dell'AMT, quello che ha fatto il giro Librino Express per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Per fortuna nessun ferito. Vediamo. Possono ritenersi sicuramente fortunati il passeggero e l'autista Librino Express coinvolti questa mattina in uno spettacolare incidente. L'autobus, appunto, il Librino Express, proveniva da Viale Castagnola. Erano intorno alle 5:30
Non si sa ancora, per causa in fase di accertamento, ha preso lo spartitraffico che si trova in mezzo alla carreggiata, ha abbattuto un albero, quest'autobus è, come mostrano le immagini, ha fatto un volo nella corsia opposta, nella carreggiata opposta, finendo nella scarpata. Sicuramente, come diciamo, poteva finire molto peggio se, come mostrano le immagini, l'autobus non si fosse fermato in questa posizione. Per il passeggero e per l'autista solamente una qualche ora di prognosi e poi sono stati rimandati a casa. In questo momento gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è avvenuto e in questo momento ci sono i vigili del fuoco che stanno operando per togliere l'autobus dalla scarpata. Un lavoro sicuramente non semplice, cominciato, ribadisco, questa mattina alle prime luci dell'alba. Non è stato semplice lavoro per i vigili del fuoco che, prima di tirare l'autobus dalla scarpata, hanno dovuto togliere dei blocchi di cemento che ne impedivano i movimenti. Anche per questo motivo il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso. Sul luogo ovviamente tanti curiosi del quartiere increduli per quanto accaduto. Eseguito un espianto multiorgano all'ospedale civile di Ragusa sulla 78enne morta per emorragia cerebrale. Dopo il consenso dei familiari, l'equipe medica dell'ISMET di Palermo ha proceduto al prelievo del fegato e dei reni. La donna era stata ricoverata il 18 maggio scorso. Ieri pomeriggio la commissione preposta ne ha accertato la morte cerebrale. L'equipe palermitana è arrivata alle 23:30 e ha provveduto all'espianto. Durante il prelievo il medico Castellino, direttore dell'anatomia patologica, ha eseguito una biopsia estemporanea del fegato per valutarne l'idoneità. Il fegato è già stato trapiantato ad un paziente palermitano di 45 anni, mentre i reni non hanno superato il vaglio finale per l'idoneità al trapianto. E a pochi giorni dalla chiusura della discarica di Cava dei Modicani si teme il caos. Il 31 maggio prossimo infatti scade la proroga di abbancamento ai comuni montani, quindi saranno costretti a migrare verso altri siti con il conseguente aggravio dei costi. Sono anche ovviamente preoccupati gli operatori del sito Ibleo che temono il licenziamento. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 1 giugno Cava dei Modicani chiuderà e i comuni di Ragusa, che era Montegulfi, Giaratana e Monterosso Almo, non potranno più conferire rifiuti nel sito della città capoluogo, che era in regime di prorogatio. Il 31 maggio infatti scade l'ordinanza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, di proroga di abbancamento dei rifiuti che ha tenuto in funzione Cava dei Modicani. Un provvedimento urgente legato ai poteri di commissario straordinario dei rifiuti in Sicilia del governatore Rosario Crocetta, in scadenza pure lui a fine mese. Adesso si attendono direttive dal governo centrale. In caso contrario, i quattro comuni montani iblei saranno costretti a migrare in una discarica catanese con il conseguente aggravio di costi. Il tempo dell'emergenza è ormai agli sgoccioli e quello delle soluzioni non inizia. Ad un passo dal caos si cercano soluzioni sempre e soltanto di carattere emergenziale, mentre nulla è stato fatto nell'ottica di una soluzione programmata e di prospettiva. Proprio la mancanza di soluzioni preoccupa anche gli 11 operatori del sito che temono il loro licenziamento. Dopo aver avviato le procedure di raffreddamento, domani protesteranno davanti a Palazzo di Governo e il 30 maggio prossimo sciopereranno. Un sit-in per chiedere garanzie occupazionali. Una situazione di emergenza che ha portato il PD ad accusare la giunta Piccitto, colpevole in 3 anni di amministrazione, di non avere espletato la gara per la raccolta differenziata, ma soprattutto di aver eliminato dal piano triennale il progetto di innalzamento della terza vasca e di realizzazione della quarta. La dura denuncia giunge proprio dai circoli Pippo Tumino e Rinascita Debbe e dai consiglieri comunali Mario Chiavolo e Mario D'Asta. La giunta Piccitto avrà sulla coscienza l'incremento dei tributi che si ripercuoterà anche in questo caso sui cittadini ragusani, affermano. Se la città rimane senza discarica, evidenziano i due consiglieri Dem, è per colpa degli amministratori pentastellati. D'Asta e Chiavola inoltre hanno deciso di chiedere la convocazione di una seduta aperta del Consiglio Comunale per affrontare la situazione, anche se ormai i tempi sono abbondantemente scaduti e sarà difficile trovare soluzioni a breve termine.
Dopo la notizia del parere favorevole da parte dell'assessorato regionale al territorio e ambiente in merito alla procedura di VAS della variante generale del comune di Modica, oggi interviene il capogruppo del PD al Consiglio Comunale, Carmelo Cerruto. Ora l'amministrazione comunale, scrive il PD, deve rimboccarsi le maniche per rispondere prontamente alle prescrizioni e andare spediti verso l'approvazione definitiva. Degrado e sporcizia nella zona centrale di Marina di Ragusa dopo le serate del weekend. A denunciare il gruppo consigliere di Insieme che sollecita l'amministrazione comunale a mettere in campo tutte le soluzioni necessarie per far rispettare le ordinanze ed evitare che la situazione peggiori. E in strada quel che resta della notte a Marina di Ragusa, abbondantemente documentato dalle foto che vedete scattate dai consiglieri del gruppo Insieme. Chiari i segni lasciati da movida e bivacco che pesano sul suolo pubblico come macigni all'indomani di serate trascorse a chiacchierare tra amici. Il lunedì mattino le zone più affollate di quello che viene definito il triangolo della movida, via Tindari, via Venezia e via Genova, nonché le strade adiacenti assomigliano a Gerusalemme di distrutta, denunciano i consiglieri di opposizione. Il sabato e domenica sera si ottiene una sorta di mappa del degrado, un biglietto da visita un po' sgualcito per tutti i turisti. Prima del lavoro di pulizia, infatti, quello che salta agli occhi è lo sporco lasciato dal popolo della notte. Bottiglie di vetro di decine di birre abbandonate insieme a montagne di bicchieri di plastica e cannucce di cocktail consumati e gettati via lungo marciapiedi e strade. Insieme denuncia anche il fatto che l'isola pedonale è senza adeguate pattumiere, senza posacenere, senza servizio di raccolta, senza vigili urbani. Situazioni al limite che porta la gente a fare tutto ciò che vuole, affermano i consiglieri, anche a defecare all'aperto. Questa è una storia che si ripete da tanti anni, afferma il gruppo Insieme, inciviltà e mancanza di senso civico che si traducono in degrado. In ogni caso un conto è il comportamento deplorevole e ingiustificabile di persone prive di ogni senso civico, un'altra è l'inerzia dell'amministrazione comunale sia sotto il profilo della prevenzione che della vigilanza e della repressione. Diversi disservizi idrici sono previsti in diverse zone della città di Modica per una serie appunto di interventi manutentivi e per sospensione dell'energia elettrica tra oggi e venerdì prossimo. Difficoltà di erogazione idrica a Modica Alta, ma la situazione dovrebbe normalizzarsi già giovedì. Disservizi sono previsti a Modica Alta dunque, via Modica Gioretana, in contrada Mauto, contrada Rocciola, in via Sulsenti anche nelle zone limitrofe della Modica Sorda. E venerdì si effettuerà invece il distacco da parte dell'Enel dell'energia elettrica dalle 9.30 alle 15 nel serbatoio idrico di via Trapani Rocciole, quindi ciò comporterà anche una difficoltà nell'erogazione idrica nel quartiere Modica Sorda. Comincia il conto alla rovescia per il tanto atteso programma di Giuseppe Castiglia alla Catalla, giunto alla decima edizione in onda dal 30 maggio su Radio Mediterraneo, Radio Smile, Radio Universal e in contemporanea su Video Mediterraneo, Sicilia Sat e Radio Universal TV. Mancano ormai pochissimi giorni alla decima edizione di Alla Catalla, lo storico programma di Giuseppe Castiglia che da quest'anno si sdoppia. Oltre alla radio il programma approderà anche in TV grazie alla messa in onda su Video Mediterraneo, Sicilia Sat e Radio Universal TV. Abbiamo incontrato Giuseppe questa mattina proprio nella location che sarà destinata alla nuova edizione del programma. Impegnatissimo ovviamente nei preparativi degli ultimi giorni e visibilmente emozionato per questo nuovo debutto. Mancano pochi giorni che per gli ascoltatori sono troppi giorni, per noi che dobbiamo organizzare sono pochissimi giorni perché mancano ancora un sacco di cose, come sempre succede quando si organizza qualcosa di particolare e di diverso, diciamo diverso perché quest'anno alla Catalla non è diciamo la trasmissione a cui gli ascoltatori più assidui sono abituati, perché fino ad oggi è stata una trasmissione prevalentemente, anzi quasi esclusivamente radiofonica, fatta eccezione per una messa in onda con due webcam in una emittente, ma insomma non era proprio una trasmissione di carattere diciamo televisivo. Invece quest'anno c'è la novità appunto dell'aspetto televisivo in senso proprio pieno, no? Perché sarà una trasmissione che avrà il carattere radiofonico ma che andrà in onda sia in radio che in TV, e la cosa bella è che non sono una radio e una TV ma ben tre radio e tre TV.
Le ricordo? Le ricordiamo, già che ci siamo. Una è ovviamente questa, guardate qua c'è scritto, Video Mediterraneo, e quello insomma la conoscete. Ovviamente se siamo a Video Mediterraneo, una delle radio sarà Radio Mediterraneo, per cui insomma grazie al gruppo che ci ospita in entrambe le situazioni. Poi abbiamo con noi anche Radio Universal TV e Universal TV, che sono invece un'altra bella realtà siciliana, perché è la prima radiovisione vera siciliana. E poi la grande mitica Radio Smile, e sempre per quanto riguarda la TV, sul canale 823, e anche questa cosa vi riguarda, c'è Sicilia Sat, per cui anche per gli amici all'estero. Altra novità, posso? Oltre ai tanti conduttori, quindi a me, a Gianfranco Comis, si aggiungono anche Emanuele Bettino ed Eleonora Giuffrida, e poi tutti i ragazzi che facevano parte della trasmissione di Emanuele. Poi ci sarà la novità della app, perché c'è una particolare attenzione anche a tutti gli amici che ascoltano e che vedono ormai la TV e la radio tramite le device, così si chiamano, che sono telefonini, tablet, per cui se volete cominciate a scaricare la app, che adesso faremo anche vedere magari in dettaglio, che si chiama proprio Alla Catalla, che per Android è già presente, per iOS, ovvero per i telefonini iPhone, sarà disponibile anche presto, credo a giorni. L'appuntamento lo diciamo giorno 30 su Radio Mediterraneo, Radio Smile, Radio Universal, Universal TV, Video Mediterraneo e Sicilia Sat. Mi raccomando, dalle 18 alle 21 alla Catalla 3.0. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco per parlarvi del concorso di bellezza Miss Mam Italiana. Ancora ben trovati in studio, come anticipato, adesso vi parliamo del titolo regionale di Miss Mamma Italiana 2016. Il concorso di bellezza, simpatia, è stato conquistato dalle modicane Cristina Cecere e Maria Frasca. L'evento si è tenuto domenica sera a Modica alla Sala Chimera. Vincono la fascia regionale di Miss Mamma Italiana 2016 le modicane Cristina Cecere per la categoria giovani e Maria Frasca per la categoria gold. Si è conclusa domenica sera a Modica presso la Sala Chimera la 23esima edizione del concorso di bellezza simpatia Miss Mamma Italiana 2016. La kermesse ha voluto valorizzare la figura della donna in qualità di mamma, impegnata in famiglia e nel sociale. Ci siamo divertite veramente tanto. Ho fatto altre esperienze di questo genere, però più giovane, quindi si sentiva troppo la competizione. Invece qui ci divertivamo proprio. E adesso magari si aspira al nazionale, perché no? Le prossime tappe sono a Gatteomare nel nord e poi Staffolo per la categoria gold. Questa vittoria è stata una soddisfazione, non tanto personale, una soddisfazione in generale. Personale, è stato bello partecipare, un bel gioco, anche se io un po' era sempre titubante, però poi ci siamo messi in gioco tutti, abbiamo fatto delle bellissime conoscenze che sicuramente rimarranno per sempre. Abbiamo avuto circa 400 persone e poi c'è stato un ambiente veramente rilassante. Inizialmente ho avuto difficoltà a inserire delle mamme perché c'è la paura della competizione. Non si vive questa cosa in questo concorso. Ad animare il palco, oltre alle 20 aspiranti miss arrivate da ogni angolo della Sicilia per concorrere al titolo, Lucia D'Aquila, Oriana Chiarenza e il patron della cerimonia Paolo Teti. E l'invito a tutte le mamme che ci stanno seguendo di voler partecipare per i prossimi appuntamenti in programma nel futuro in Sicilia. Ricordo che il concorso è con marchio registrato, il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della mamma italiana. L'unico requisito per partecipare è quello di essere mamma. Le iscrizioni sono gratuite, l'invito è quello di voler visitare il nostro sito www.missmamitaliana.it. Sono state illustrate le novità in campo scientifico per gli esami di Stato all'Istituto Curcio di Ispica, presenti anche i rappresentanti del MIUR e anche un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi docenti.
La prova di matematica e la valutazione degli studenti agli esami di Stato. E questo è il tema del seminario che oggi si è tenuto ad Ispica presso l'Istituto Curcio, un evento formativo per i docenti dell'Istituto che hanno voluto promuovere un momento di approfondimento per chiarire le novità in campo ministeriale per ciò che concerne la seconda prova scritta di matematica agli esami di Stato. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di molti docenti che hanno appreso dai referenti del MIUR le novità su cui si sta lavorando. Vorremmo che diventasse uno strumento utile al cittadino per capire la realtà che lo circonda e soprattutto anche essere in grado di capire articoli di giornali specialistici, cioè essere in grado di avere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti anche di analisi statistiche, di analisi appunto di situazioni reali. Per i più bravi avere il doppio canale di conoscenza, quello della matematica pura, quella della matematica astratta e la matematica utilizzata per capire la realtà. Soddisfazione per il buon risultato conseguito per la partecipazione di interesse al seminario è stata espressa dal dirigente scolastico dell'Istituto Curcio di Ispica. Noi dobbiamo partire da un'analisi che deriva dagli studi effettuati sulle competenze degli alunni in matematica a livello nazionale. E in Sicilia in particolare dobbiamo recuperare un gap che abbiamo noi rispetto alle altre realtà del contesto italiano e anche europeo. A questo punto ci siamo posti il problema di affrontare delle nuove metodologie sulla matematica, ma in particolare stiamo analizzando l'evoluzione della matematica nella seconda prova dei licei scientifici. Oggi abbiamo proprio questi ospiti importanti dal Ministero e dall'Ufficio Scolastico Regionale che ci stanno indicando ai docenti delle province di Ragusa e di Siracusa la evoluzione e cosa accadrà nel prossimo esame di Stato già fra un mese. 107 gli alunni che hanno partecipato al progetto In Giro per la Città che si è concluso venerdì scorso e che ha visto impegnati i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica. Una passeggiata in bicicletta lungo via Silla, grandi e piccini, nel rispetto dei principali segnali stradali. Un progetto didattico che ha avuto lo scopo di sensibilizzare i piccoli cittadini a sapere fruire dei servizi che il Comune offre e nello stesso tempo ognuno ha imparato a vivere nel rispetto delle regole, salvaguardando il territorio e la propria salute. Tutti i bambini hanno svolto il percorso in maniera corretta e ordinata e con tanto entusiasmo, divertendosi. Al termine è stata consegnata a tutti la patente di cittadino ispicese. L'iniziativa, voluta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è svolta da gennaio fino ad aprile. Si celebra oggi Maria Ausiliatrice a Modica, i festeggiamenti sono già iniziati questa mattina e proseguiranno nel pomeriggio alle 17.30, animazione mariana al cortile dell'Istituto Regina Margherita, figlia di Maria Ausiliatrice. Seguirà alle 18.30 l'omaggio floreale alla Madonna, subito dopo la processione con il simulacro e alle 19.30 la celebrazione della Santa Messa nella parrocchia della Madonnina delle Lacrime a Modica. Ed è questa l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti. Grazie ancora per averci seguiti e buon proseguimento.